No, non sei il solo ad aver ricevuto l'errore The Amazon App Store is not currently available in your country quando provi ad utilizzare la nuova funzionalità sottosistema Windows per Android all'interno di Windows 11. Ah, dimenticavo, ciao, sono Zane di Turbolab.it e nel corso di questo video vedremo proprio come superare questo errore e riuscire così a sbloccare l'app Amazon App Store all'interno di Windows 11. Questa guida è frutto della mia esperienza di ieri e deriva dal fatto che mentre preparavo la guida dedicata al sottosistema Windows per Android mi sono anch'io scontrato con questo stesso errore e ho perso una valanga di tempo per trovare una soluzione che ti racconterò fra poco. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di vedere come risolvere il problema, diciamo rapidissimamente che l'errore che vedi è dovuto al fatto che in questo momento Amazon App Store di Windows 11 non è ancora disponibile in tutto il mondo, ma sono in alcuni paesi selezionati, ed in particolare gli Stati Uniti. Tra questi paesi chiaramente non c'è l'Italia e quindi sostanzialmente l'accesso è bloccato. Quindi per superare questa limitazione dobbiamo fare finta di essere utenti risidenti negli Stati Uniti, che detta così non è niente di particolare, però in realtà, e qui viene la sottigliezza sulla quale io mi ero un po' bloccato, è che dobbiamo modificare un'impostazione particolare all'interno del nostro account Amazon e in particolare quella legata al Kindle Store, ovvero dobbiamo modificare il nostro profilo affinché possa accedere al Kindle Store degli Stati Uniti. Quanto senso abbia questa cosa, francamente, non lo so, però ho potuto constatare e provare e riprovare ed effettivamente questa soluzione che ti proporrò fra poco è risolutiva. Quindi per prima cosa vai su amazon.it e passa con il mouse qua sopra sul tuo account e liste. Ti si aprirà così questo menu dal quale devi seguire questo link, i miei contenuti e dispositivi. Ciao, scusa per l'interruzione, se il video ti piace ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere, per me è sempre davvero estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso, iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco, mi raccomando non dimenticare la campanella. Torniamo al video! Accederai così a questa pagina contenuti dalla quale devi cliccare su questa voce preferenze quassù in alto. A questo punto qua sotto c'è una, diciamo così, un'imperfezione dell'interfaccia, ovvero devi localizzare questa sezione impostazioni paese e regione e cliccare su questo testo modifica paese regione. Ora la cosa francamente è davvero poco intuitiva perché si tratta di un semplice testo, quindi non è che ci sia ancora un pulsante, devi proprio cliccare su questo specifico testo modifica il paese regione. Così facendo ti comparirà finalmente il pulsante modifica che devi cliccare per accedere a questo form. Ora la soluzione del problema è tutta in questa pagina, ovvero dobbiamo inserire un indirizzo degli Stati Uniti. Per generare uno di questi indirizzi possiamo utilizzare uno strumento online. Quindi vai sull'articolo di turbolab.it, turbolab.it/3421, scendi fino ad individuare questa parte della procedura e segui il link, eccolo qua, che si chiama generare un indirizzo USA con un generatore online. Da questa pagina, non appena la clicchiamo, vengono individuati e ci vengono proposti una serie di indirizzi. In particolare possiamo prenderne uno qualsiasi all'interno degli Stati Uniti e dobbiamo copiare questo stesso indirizzo all'interno dei nostri campi su Amazon. Nell'articolo testuale che trovi su turbolab.it ti ho lasciato indicato punto per punto quale pezzo di indirizzo USA copiare in quale di questi campi. Una volta che hai completato l'operazione puoi cliccare su aggiorna per proseguire. Ci viene quindi avvisato che verrà effettuato un trasferimento di contenuti che però nella mia esperienza non ha portato ad alcun problema. Quindi conferma di nuovo e ti verrà mostrata questa schermata conclusiva. Da qua possiamo cliccare direttamente sul link proposto e atterreremo così su amazon.com, nella quale troveremo la schermata equivalente. Ok, a questo punto a tutti gli effetti siamo diventati utenti che accedono al Kindle Store degli Stati Uniti e quindi sostanzialmente l'accesso ad Amazon App Store dovrebbe essere sbloccato. A questo punto è di importanza cruciale fare due cose. La prima è cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi sotto a questo video e sulla piccola campanella di fianco per essere avvisato non appena pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia. Subito dopo devi riavviare il PC. Mi raccomando, non essere pigro e saltare questi passaggi perché sono fondamentali per la corretta riuscita della procedura.
Una volta terminato il riavvio e tornati al desktop di Windows, lanciamo ancora l'app Amazon App Store tramite il collegamento del menu Start e questa volta, se tutto ha filato liscio, dovremo poter accedere ai contenuti e quindi alle applicazioni installabili. Se però continui a ricevere l'errore e l'App Store di Amazon ancora non ti funziona, non tutto è perduto. In particolare, apri il menu Start e cerca qua sopra Amazon per individuare il collegamento all'applicazione Amazon App Store. Cliccaci sopra con il pulsante destro del mouse e scegli Disinstalla. Ora conferma ripetutamente, ti verrà mostrata anche quest'altra schermata nella quale verrai avvisato che il sistema operativo sta per disinstallare l'app e che si porterà dietro anche tutte le singole applicazioni Android che sono state installate e anche il sottosistema Windows per Android stesso. Conferma di nuovo e poi, una volta che hai terminato, di nuovo riavvia il PC. Una volta che hai completato il riavvio, fai riferimento di nuovo al mio video per installare di nuovo tutto il sottosistema Windows per Android e l'app Amazon App Store. A questo punto dovresti aver risolto il problema. Se ancora hai problemi e non ti funziona neanche in questo modo, può darsi che Amazon abbia introdotto anche un controllo sull'IP, ovvero nel momento in cui io registro questo video, la modifica del Kindle Store che abbiamo appena applicato è sufficiente a sbloccare la cosa. Però è sicuramente possibile che da qui in avanti Amazon attivi anche delle verifiche sull'indirizzo IP di provenienza. Per superare questo problema non devi fare altro che di nuovo tornare qui sul nostro indirizzo di turbolab.it e installare uno di questi servizi VPN. Questi sono quelli che io ho provato e che consiglio, che funzionano molto bene. Una volta che avrai installato il loro client, non dovrai fare altro che selezionare un punto di uscita dagli Stati Uniti e a questo punto sarai a tutti gli effetti con l'indirizzo IP locale nascosto e sembrerà che l'origine della tua connessione avvenga dagli Stati Uniti. Combinando il fatto che abbiamo modificato l'origine del Kindle Store col fatto che ci stiamo connettendo dagli Stati Uniti, dovrebbe essere quantomeno più difficile per Amazon rilevare che cosa stiamo facendo. Se neanche così funziona, è giunta veramente il momento di usare le maniere forti, ovvero di cambiare completamente strada. In particolare, lasciamo perdere Amazon App Store e torniamo sul nostro articolo, seguiamo la guida che ci permette di installare appunto Google Play su Windows 11. Così facendo supereremo completamente il problema dell'inaccessibilità di Amazon App Store e utilizzeremo il più tradizionale Google Play, ovvero quello che siamo abituati ad utilizzare anche su telefonino. Questo ha due effetti: innanzitutto non c'è nessun blocco geografico, quindi potremo utilizzarlo liberamente, e il secondo vantaggio è che avremo a disposizione tutto il catalogo di Google Play, che è infinitamente più interessante ed ampio di quello ristrettissimo di Amazon. Bene, infine probabilmente sarai interessato anche a come fare per annullare la modifica. Beh, innanzitutto questa volta devi portarti su amazon.com e seguire il percorso equivalente che abbiamo appena visto insieme, ovvero cliccare su account e lists qua su in alto, contents and device qui nel menu, preferences qui nel menu, e puoi scegliere di nuovo fino a modificare di nuovo la tua region e questa volta ripristinare il tuo vero indirizzo in Italia. Conferma e aggiorna e così facendo sarà tornato tutto come era all'inizio. Puoi fare tranquillamente questa operazione anche subito dopo aver installato le app Android che ti interessano. Chiaramente l'App Store di Amazon tornerà a essere non accessibile, però le applicazioni Android che hai installato continueranno a funzionare regolarmente. Bene, da Zana di Turbolab.it è tutto. Fammi sapere come è andata qui sotto nei commenti, se la tecnica ha funzionato, se non ha funzionato, se hai avuto problemi o se hai altre idee per superare il blocco. Raccontami tutto qua sotto nei commenti. Come al solito, invece, se il video ti piace, ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere. Per me è sempre estremamente importante, quindi grazie. Grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Android, Linux, Bitcoin e tutto quello che è tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!